Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Andiamo al Senato, dove c'è Ludovica Ciriello con uno dei protagonisti della giornata, il capogruppo della Lega al Senato, è stato immortalato nella prima pagina del manifesto di oggi con un titolo, bisogna dire, Mieli, sempre molto, molto divertente: state serenissimi, e l'urlo di gioia legittimo di Romeo. Buongiorno, caro Romeo. Buongiorno, buongiorno. No, stavo cantando il va pensiero dopo l'inno italiano, perché giustamente, come si è detto prima, cioè, ma come si fa di solito in tutte le occasioni, siamo pronti a sventolare la bandiera italiana, ecco. Però dall'altra parte pretendiamo anche rispetto per quelle che sono le bandiere regionali, a partire dal Leone di San Marco, così come... Ma allora ognuno avrebbe aspetta, voglio c'è Mieli che l'obiezione... Le bandiere di tutte le regioni. Però ce n'era solo una. Sì, le bandiere, guarda, il rispetto... Ah beh, ce n'è solo una perché la collega aveva la bandiera lì del Veneto. Ogni regione ha il suo stendardo, la sua bandiera. Quindi in un'ottica, mi perdoni, in un'ottica di unità nazionale, se vogliamo conciliare l'unità nazionale, che oggi sappiamo che con i divari che ci sono tra nord e sud è più sulla carta che reale, invece la vogliamo creare, allora innanzitutto portiamo avanti questa autonomia. Dall'altra parte riconosciamo la bandiera italiana, ci mancherebbe altro, come simbolo di tutta la nazione, e dall'altra parte ci vuole anche rispetto per quelle che sono le varie bandiere regionali. Del resto la Sicilia è orgoglioso. Il tricolore sarebbe stato più rassicurante, no? Ma è rassicurante. Hanno cantato l'inno d'Italia, dall'altra parte anche la bandiera, un riconoscimento per le regioni. Io penso che le due cose debbano andare insieme. È il discorso che si faceva, cioè l'autonomia non vuole dividere il paese, lo vuole unire, lo vuole far crescere. Sì, adesso ci arriviamo, però la questione politica territoriali che sono una ricchezza, Romeo, non sono un limite, forse sono una ricchezza sentito, e non sono un limite. Perché era in collegamento, ma le giro la riflessione molto pacata che faceva poco fa il direttore Mieli, che diceva sì, benissimo le bandiere, l'inno d'Italia, ma sappiamo bene che insomma i tempi di approvazione di questa legge sono complicati, e diceva Mieli alla fine, no, adesso non vogliamo gelare, come dire, il vostro entusiasmo, no, però glielo dica lei direttamente, Mieli, a Romeo, non se ne farà nulla, com'è che hai detto? Beh, essendo legate le due cose, ho sentito, ecco, sì. Ma lo diceva con assoluta bonomia, con assoluta non con acrimonia, ecco, questo volevo dirle. No, era una valutazione. No, ma io ho ascoltato il direttore, ho sentito quello che ha detto. Adesso, infatti, ieri io nella mia dichiarazione di voto ho detto che dobbiamo essere prudenti, siamo contenti, è una giornata importante, deve fare il passaggio alla Camera. Poi adesso io non so se poi la Camera sarà modificato, sarà mantenuto tale, però quello che per noi conta non è tanto le elezioni europee, non le elezioni, l'elettorato, cioè quello che conta alla fine è la sostanza. Noi vogliamo avviare questo percorso che porta all'autonomia. Sappiamo bene che sarà un percorso graduale, nella disegno di legge ci sono previste anche delle sperimentazioni, all'inizio magari si chiederanno le materie, quelle per cui non sono previsti, non è previsto il calcolo dei livelli essenziali delle prestazioni. Cioè la nostra intenzione, io ho usato una parola che si chiama federalismo ragionevole, cioè noi vogliamo veramente migliorare, dare un'opportunità ai territori di potersi prendere la responsabilità davvero di gestire delle competenze. Prima dell'Europa. In cui magari hanno delle potenzialità maggiori. Ce la farete prima dell'Europea a calendarizzare tutto? Sarà prima dell'Europea, per quanto c'è... Faremo sicuramente faremo di tutto per farlo prima delle europee, ma l'importante è che io penso che gli elettori a casa guardino e siano interessati alla credibilità di un progetto che tu stai portando avanti, e noi lo stiamo portando avanti con quella ragionevolezza, con quella serietà che lo rende credibile a prescindere dalla data dell'approvazione. Questo è quello che conta, va questo bene, è il segnale importante che vogliamo dare, grazie a perché Romeo, vogliamo riformare questo paese. Cerno, Azzaro e tutti gli altri, grazie un piccolo cameo di un...